Il Covid ci ha insegnato purtroppo molte cose, una delle quali è che la ricerca ha bisogno di tutti noi, ha bisogno di un potente supporto statale, ma ha bisogno anche di piccoli, simbolici, importanti supporti personali. E quindi l'appello è quello di essere tutti in quota parte, per come possono, protagonisti di una rinascita. Sosteniamo la ricerca oggi per tornare più vicini domani. Questa la raccolta fondi promossa da Unicoop Firenze, alla quale adesso è aderito anche il comune di Arezzo. Si tratta di un progetto di crowdfunding a sostegno della ricerca sugli anticorpi monoclonali per la cura dell'infezione da Covid-19. Destinatario della raccolta fondi sarà il laboratorio di ricerca della Fondazione Toscana Life Sciences, coordinato dal professor Rino Rappuoli. Ne usciremo quando guariremo, e guariremo quando ci sarà una medicina per poterlo fare e un vaccino prima. Quindi tutto ciò che è ricerca è la risposta per resistere in questo momento di grande difficoltà. Chiunque potrà contribuire a favore della ricerca scientifica donando denaro alle casse sulla piattaforma online di Eppela o con un bonifico bancario sul conto corrente dedicato. La cooperativa naturalmente mette del suo. Il crowdfunding io lo considero quasi una cosa pedagogica, perché tutti si partecipa. Mette del suo perché raddoppierà la cifra raccolta. È un progetto che destina 1,5 milioni di euro a questo centro di ricerca del Senese, quindi sostenere la ricerca vuol dire creare poi un futuro migliore per tutti noi.